mostrare che un bacio non poteva trasmettere il virus dell'HIV. Rosaria Iardino, milanese, oggi è ancora un'attivista importante nella lotta all'AIDS e ai pregiudizi. Laura Longo l'ha intervistata. Sono passati 28 anni da quel bacio tra Rosaria Iardino, giovane sieropositiva, e Fernando Aiuti, immunologo di fama internazionale. Negli anni in cui l'AIDS veniva visto come la peste del secolo, quel bacio si trasformò in un atto di guerra contro chi diceva che il virus si poteva trasmettere anche per via orale. Una battaglia contro la paura, l'ignoranza e il pregiudizio. All'inizio, l'insorgere di quell'epidemia dove nessuno voleva avere a che fare con noi, ecco, in quel momento così critico, Fernando Aiuti e Mauro Moroni erano gli illuminari che andavano dai ministri, che andavano a parlare anche nei piccoli paesini, per cui andavano dal potere ma anche dal territorio a spiegare che l'AIDS era una malattia e che nessuno aveva la colpa di aver contratto quella malattia. Rosaria convive con l'HIV da più di 30 anni da Milano, continua la sua battaglia. Quello che oggi c'è bisogno, che non sono più questi gesti eclatanti, ma una coalizione contro l'AIDS. Noi abbiamo sempre 4.000 nuovi casi di infezione l'anno. Non mi sembra ci sia nessuno come Mauro, come Fernando, che battono i pugni sul tavolo per dire è ora che ci rioccupiamo di AIDS. E con l'immagine di quel gesto forte e coraggioso, Rosaria ha voluto salutare l'amico, lo scienziato, morto a Roma, in circostanze ancora da chiarire. In primo piano sui giornali.